No, questi luoghi come per l'appunto il vostro luogo nel sud, sono luoghi preziosissimi, sono il vero strumento di crescita civile e culturale, i veri anticorpi alla regressione della democrazia e le vere condizioni per realizzare con il rispetto reciproco di tutte le differenze i presupposti elementari della democrazia. Quindi io sono molto contento di essere venuto qui, perché vedere quest'Italia civile, che è maggioritaria nel paese, non fa notizia, ma è sicuramente maggioritaria, è davvero una fonte di ottimismo, purtroppo oggi sempre più necessario. I muri consistenti nella discriminazione delle differenze, i razzismi, la xenofobia, tutte le forme di maschilismo, tutte le forme di dispotismo, cioè di intolleranza per il dissenso, di intolleranza per le eresie, per le religioni e per le identità diverse. E poi i muri creati dalle enormi disuguaglianze che stanno crescendo nel mondo in violazione, tra l'altro, non solo dei diritti fondamentali di carattere sociale, ma anche della dignità delle persone, del diritto per appunto alla vita, alla sopravvivenza. E questi sono muri che potrebbero essere abbattuti se ce ne fosse la volontà politica, proprio perché il costituzionalismo, creato all'indomani di quelle tragedie che sono state le guerre mondiali e i totalitarismi, ha diciamo inserito nei nostri sistemi giuridici limiti e vincoli alla sfera pubblica che consistono nel dovere di garantire questi diritti, di garantire tutte le libertà che sono diritti alle proprie differenze religiose, politiche, ideali, all'identità di sesso, e diritti sociali che richiedono invece un passo avanti della sfera pubblica a garanzia della sopravvivenza, a garanzia della vita. Tutto questo è compito della politica, e la politica però è mobilitata solo se c'è una mobilitazione dal basso delle persone, perché altrimenti tende a autonomizzarsi e per finire, come è avvenuto in Italia, per essere o una politica demagogica diretta ad alimentare l'idea del nemico, la discriminazione delle differenze, oppure una politica subalterna ai mercati. In tutti e due i sensi, una politica in contrasto con l'uguaglianza formale, le politiche razziste, con l'uguaglianza sostanziale, le politiche liberiste.